Buonasera a tutti i telespettatori e telespettatroci, siamo qui questo dì con due nuovi packages. Siamo qui con il Loot Crate e il Loot Anime. Questo qui è il Loot Crate di gennaio a tema Invasion e questo è il Loot Anime a tema... non lo so se hanno il tema il Loot Anime, non mi sono documentato. Intanto vi ricordo che in descrizione potete trovare il link per comprarlo e il nostro codice sconto con cui lo potete pagare 24 euro praticamente al mese. Se vi abbonate per più mesi, naturalmente lo pagate di meno. E procediamo subito con l'opening packs. Allae e sbadabam! Una maglietta di X-Files, questo qui è X-Files. Vediamo Mulder e Scully con un alienone in ombra dietro. Molto carina, molto carina. Mi piace X-Files. Alla e poi vediamo una mini alien vinyl figures. Un cosino di Space Invader. Ed è bellissimo. È proprio gli sparo in culo, insomma. Poi andiamo avanti con un peluches di un facehugger di Alien, molto peluches. È così questo. C'è anche la faccina simpatica perché è un facehugger simpatico. Un elastico. Che cosa ci faccio? Andiamo avanti. Una spilletta diversa dal solito. Una spilletta con un robottone alieno, tipo Mojo Jojo delle Super Chicche su un robottone, sembra, che tiene una scatola del Loot Crate. Con dietro scritto: questa spilla sblocca qualcosa di epico. Vai su lootcrate.com/pins. Delle pile per una torcia, la torcia di X-Files. Voglio aprire, servono le forbici. Allai. E adesso sono pronto per andare a cacciare gli alienis. Maledetti alienis. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro, poi. Ah, il quinto elemento. Che io però non so, quindi. È un portapass del quinto elemento. Magico, eh? Porca vacca, oh, proprio questo qui. Proprio utile e bello. Che fortuna che mi è arrivato. Grazie Loot Crate. Un cartolone con dentro queste cose qui. Ma che figo. La guerra dei mondi. The day they are stood still. Aspetta, cos'è questo? Porca mignotta. In italiano cambiano i titoli, maledetti voi. Ok Google, The Day the Earth Stood Still. Grazie, sei molto gentile. Ah, Ultimatum alla Terra, porca miseria. Vedi il Google quanto serve quando non sai le cose. E sono molto fighe, sono due stampe molto belline. E qui il solito Depliant. Ostia, guarda che roba bella che c'era nel Mega Crate. C'erano queste robe qua. Ma che fiche. Cioè c'era un impianto home theater, uno zainetto con più zainetti, delle cuffie della Madò. Che cazzo, ma è un proiettore. Ma io voglio. Porca vacca! Scoperto cosa serve l'elastico. Serve a questo.
l'elastico, così mi hugga la faccia. Hai capito? Che storia. E andiamo subito a sboxare il prossimo crate. Dai, fammi togliere sta merda, va là. Che cazzo servirà? Io non so, guarda, non so. Andiamo a vedere questo Crates. Allazza e... andiamo a vedere perché. La maglietta... è una maglietta, sì. Perché c'è anche l'altra roba indumentale. Rock, Braves of the Six Flower. Non so cos'è. Conoscete? Io non sono ignorabile. Non so cos'è, quindi mi fa un po' caccare. Però magari voi sappiate e io no. Ma procediamo con questa, che l'ho riconosciuta anche se non seguo, infatti Fairy Tail, ed è la sciarpa del protagonista di Fairy Tail, pare, che però io non conosco il nome, mi pare si chiama tipo Salamander, una roba del genere, e me la indosso, dai che questo tempo si sa mai. Via. Arca troia, cosa ho visto, lo tengo per ultimo. Intanto tiro fuori queste che già conosco perché le ho trovate in un Japan Crates, e sono delle caramelle che danno una dipendenza incredibile e le ho aperte male, quindi fanculo a te. Sono delle caramelle di puro zucchero e basta, con qualche colorante. Mi sono masticato i denti. Un cartoncino con quella che credo sia di Madoka Magica, però cosa fa cacare, cioè cosa, perché? Anche perché vedo che lì dentro c'è il solito posterone. Perché mi devi metterci un cartoncino? Andiamo a vedere poi una spilletta a forma di quello che parrebbe un fantasmino. Non so un cazzo, non so, solo di quello che ho visto e di questo sono uno stronzo. Andiamo ad aprire, vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Ma ha fatto... cos'è, un peduca? Si è fatto... poi qua cosa ce l'abbiamo? Abbiamo un coso da mettere nel cellulare, così, un tappo per le cuffie praticamente, con la scritta Loot Crate dietro e davanti quella che sembrerebbe una carta, che di che cazzo era sta carta? Porca miseria, la carta questa qui, non so di cosa era, mi pare di averla già vista da qualche porta. E poi questo qui che mi piace porca puttana un sacco e per me vale tutto il loot anime. E il Keyblade di Riku, porca troia. Che bello. Mamma mia che bello, Dammelo tutto in face. Cioè guarda che roba bella. Bellissimo. Questo qui lo azzicco subito nelle mie chiavi, anche se è giusto un pelo ingombrante, e finiamo qui con il posterone. Ah, vedi, le carte sono qui, però di cos'è questo posterone, mo? Alla e la maina quanto di... va! Non lo vedo, aspetta. Ostia, che cos'è? Perché io quelle carte le ho già vedute. Fammi vedere.
perché dietro ci sono tutto il racchipito del letto. Ricapitolazione, ecco, non mi veniva, incredibile. Oh. Non ho capito. Vabbè. Adesso devo mettere lì questo, molto bellino. Ma adesso arriva il bello. Non è vero, è finito tutto, quindi vi ricordo come sempre i link in descrizione di tutto, del Loot Crate e tutto quanto, il codice sconto se volete da comprare. Quindi ci vediamo nel prossimo video di sboxazione o di recensione o di gameplay azione. Ciao. Che vi devo da dire? Ah, e per chi fosse interessato, il tema del prossimo mese del Loot Crate sarà la morte. E sarà a febbraio, quando uscirà Deadpool, no? Quindi se fate 2 più 2 potete immaginare cosa trovarci dentro. Roba di The Walking Dead tipo. Oltre perché, cioè, esce Deadpool, cioè, quindi magari, no?